Io avvierei appunto, diciamo, la nostra conversazione per cercare di stare nella mezz'ora che ci siamo, come dire, prefissati e che è anche appunto l'avvio del nostro titolo, e partiamo con un brevissimo video, se riesco a condividerlo, che ci permette di, come dire, fare una primissima esplorazione, di Forte Belvedere. Appunto, eccoci qua. Cerco di aggiustare la finestra, ecco, che ci permette quindi di avvicinarci pian pianino a questa architettura e alla sua storia. Ecco, sistemo e avvio. Guardo soltanto un momento se ci fosse la possibilità. Ecco, condividi il suono, perfetto. Chiedo scusa, volevo, ecco, ritornare. Thank you.
Eccoci, questo era un primissimo, come dire, benvenuto, bentrovato a Forte Belvedere, che grazie a questo video, diciamo molto semplice, però abbiamo avuto l'occasione di davvero iniziare ad esplorare in una visione che è sintetica, ma che invece noi andremo a dettagliare meglio, appunto, grazie alla nostra chiacchierata, e andremo a esplorare in maniera più precisa. Ed è il motivo per cui, appunto, adesso io avvio la condivisione dello schermo nuovamente, ma a questo punto con una carrellata di immagini. Chiedo scusa soltanto un momento. Avvio il tutto proprio per andare a scoprire quella che è la storia di un'architettura importantissima, un'architettura che vede il suo avvio. Vediamo un attimino. Sì, eccoci. Vede il suo avvio, appunto, come vedremo, all'inizio del Cinquecento, alla seconda metà del Cinquecento, nel primo avvio, diciamo, della costruzione, diciamo, dei bastioni che poi vengono inglobati nella successiva costruzione di fine Cinquecento. Andiamo quindi a condividere nuovamente lo schermo. Chiedo scusa, ecco qua. Andiamo ad aggiustare il tiro affinché possiate vedere al meglio il tutto. Eccoci qua. Così dovreste riuscire a vedere abbastanza bene, e cerco di migliorare lievemente. Così dovrebbe essere. E cominciamo appunto con un'immagine che è un'immagine importante che ci viene chiedo scusa qui, da Massimo Sestini, un grande fotografo fiorentino che noi abbiamo avuto anche modo di onorare, tra virgolette, in maniera molto precisa ultimamente, grazie ad una mostra fotografica relativa a Dante Alighieri, appunto al Settecentenario, e che oggi apprezziamo appunto, come dire, per una veduta aerea della città che ci avvicina appunto a Forte Belvedere. Qui Forte Belvedere non lo vediamo ancora, diciamo così, ne intravediamo, possiamo intuirne, diciamo, la presenza sulla sinistra, e però appunto prima di parlare del Forte Belvedere come ora, andiamo a capire un po' meglio com'era in passato. E cominciamo appunto da qualcosa che sicuramente avete già visto e conoscete già molto bene, ovvero la veduta di Firenze che ci regala Giovanni Stradano nella sala dell'attuale nostro sindaco, che è la sala di Clemente VII in Palazzo Vecchio, immortalando quello che è l'assedio, diciamo, di Firenze da parte delle truppe imperiali medice, mentre appunto dentro la città come dire, si è asserragliata la Repubblica Fiorentina. Una veduta di Firenze che appunto vediamo di là d'Arno, diciamo oltre Arno, di fronte a noi c'è Fiesole, e oltre alla meraviglia, diciamo, di questa veduta topografica estremamente precisa, accurata, che ci regala appunto il Fiammingo, e quindi per questo particolarmente dotato, diciamo, sul piano del gusto del particolare, del dettaglio, però ecco che vedete appunto partendo dal centro storico, dove peraltro appunto mi trovo ora in Palazzo Vecchio, e andando attraversando il fiume, spostandoci, diciamo, verso l'area che oggi è occupata da Forte Belvedere, vedete che appunto ancora in realtà non è presente alcunché, o meglio appunto intravedete Palazzo Pitti. Intravedete la cortina della cerchia muraria trecentesca, che poi andremo a rivedere adesso nel generale, cerchia appunto realizzata tra la fine del 200 e l'inizio del 300, inoltre, diciamo, in circa 5 decenni, quindi tantissimo tempo, progettata da Arnolfo Di Cambio, che era, diciamo, destinata a racchiudere e custodire la città di Firenze in grandissima espansione, ma che naturalmente a metà del 500 rivela tutta la sua inefficienza, diciamo, ormai la sua vetustà, potremmo dire. Perché? Perché lo vediamo anche appunto grazie a questo dipinto, naturalmente le armi hanno avuto una grossissima svolta, ed è quello che appunto negli studi, diciamo, di difesa, offesa militare, si definisce il passaggio dalle armi bianche alle armi appunto con la polvere da sparo, ovvero le armi moderne del Cinquecento.
proprio perché, come si vede benissimo appunto anche proprio da questi particolari dove vedete il fumo che viene, diciamo, derivato dagli spari delle artiglierie, addirittura ben immortalato dal nostro pittore, è cambiato il modo di guerreggiare, è cambiato il modo di assediare, è cambiato il modo di attaccare e di difendere, naturalmente, quindi anche le architetture si devono adeguare. Questo è qualcosa che sicuramente avete sentito già appunto nel parlando della fortezza da basso, che rivela, diciamo, lo stesso tipo di ragionamento, perché è una fortezza degli anni 30 del 500, quindi lievemente precedente rispetto a Forte San Giorgio e lievemente successiva a questa scena, che naturalmente è immortale al 1529-1530. Ecco che vedete che però appunto a ridosso della cerchia muraria trecentesca, dicevo, vedete già un fronte bastionato irregolare che naturalmente risponde ai requisiti delle fortificazioni moderne, quindi appunto è molto più basso, molto più solido e spesso, diciamo, no? Terrapienato, quindi più elastico e ben incamiciato, diciamo, con poi una massa più ampia, pronta a resistere, diciamo, in maniera più potente ed efficiente all'assalto delle armi da fuoco. Vedete appunto si è già innestato proprio su quest'area del fronte, diciamo, bastionato del fronte d'Oltrarno, che diventa appunto un fronte bastionato. Non è presente già un terrapieno, ma vedete che appunto non è presente ancora né Forte Belvedere né naturalmente l'espansione di Pitti che conosciamo, perché ancora appunto ha un'architettura classicamente rinascimentale, quella che vedete proprio qui in angolo. L'assedio, come dire, è mosso a tutta la città. Non parleremo ora dell'assedio, ma ricordiamo appunto la strenua difesa anche appunto di Michelangelo proprio sul fronte, diciamo, Oltrarno, anche bastionato, ed è il motivo per cui effettivamente su questo fronte, e ritorniamo qui a vedere tutta la cerchia muraria che vedete abbracciava la città e la abbraccerà in realtà pur appunto avendo perso la sua funzione fino a metà 800, cioè anzi quando Firenze diventa capitale dal 1865 in poi ne viene appunto ordinata la distruzione, la demolizione in vista di una grande espansione urbanistica cittadina, quindi resterà in essere molto a lungo, quindi vedete che davvero corre lungo tutto il perimetro urbano innestata già appunto di piccoli aggiornamenti. Perché? Perché in realtà, appunto, come abbiamo detto, si era già rivelata la nostra cerchia muraria, che appunto tuttora esistente in un piccolo tratto Oltrarno, peraltro molto vicino a Forte Belvedere. Forte Belvedere lo vediamo quasi in sezione qua in alto, no? Quindi siamo appunto molto vicini, e questa è una delle poche porzioni, diciamo, di mura rimaste intatte di là d'Arno, mentre di qua d'Arno appunto non sono rimaste. Vedete come questa cerchia muraria corre snella, no? Veramente sottile, proprio perché nella difesa dalle armi bianche era importante avere un paramento alto ma sottile, perché le armi da difesa e da offesa non erano in grado, diciamo, di fronteggiare le mura in modo diverso se non tentare di scavalcarle o di lanciare qualcosa al di là. Quindi la verticalità era naturalmente una delle connotazioni principali, mentre l'orizzontalità e la mole massiccia sono una delle caratteristiche principali proprio delle fortificazioni moderne. Quindi vedete questa cerchia muraria che correva lungo il perimetro, trapuntata, intervallata da torri e da porte di accesso, di cui abbiamo avuto modo di parlare appunto quando abbiamo affrontato questo tipo di argomenti anche in relazione al centro storico patrimonio mondiale, che appunto rivela tutta la sua inadeguatezza e che viene via via aggiornata. Viene aggiornata appunto in particolare verso la metà del Cinquecento grazie all'opera di uno dei grandi protagonisti della storia della Firenze moderna, che è Cosimo I de' Medici, a cui si deve appunto una trasformazione del volto della città di Firenze da quando diventa duca, ovvero dal 1537 fino alla morte, anche in tema di fortificazioni. Proprio perché è Cosimo I ad affidare a Giovanni Battista Belluzzi da San Marino, esperto architetto militare, l'aggiornamento appunto del fronte Oltrarno. Fronte Oltrarno che era il fronte un pochino più fragile, più delicato, alle spalle, diciamo, no, della città, a sud dell'Arno, con rilievi collinari, quindi facilmente esposto
d'attacchi. Non è un caso che appunto il nostro assedio si giocasse proprio da qui, no? Se l'attacco sia avvenuto proprio da qui. Ed è il motivo per cui appunto il nostro Cosimo I ordina e pianifica un aggiornamento della struttura difensiva, perché appunto nel 500 ciò che era stato realizzato due secoli prima non funzionava più. Noi abbiamo, diciamo, puntuali ricordi e testimonianze di tutta questa opera, che naturalmente verrà avviata nei primi degli anni 50 e poi proseguirà negli anni 60 e negli anni 70, grazie per esempio al diario di Agostino Lapini, che ci tratteggia la storia di Firenze, ma che naturalmente, essendo un contemporaneo di quei decenni, racconta con molta acribia e molta precisione proprio gli anni in cui vive, in cui si trova a vivere. E quindi ecco che il nostro Agostino Lapini ci scrive: e a D 22 di maggio 1545, quindi siamo lievemente prima del 50, in venerdì circa ore 23, si cominciò a gettare i fondamenti primi e si messe la prima pietra nel bel puntone baluardo di San Pier Gattolini, ovvero Porta Romana, al lato e accanto al monastero delle monache di Santa Chiara, e si gettorono molte medaglie d'oro, d'argento e di bronzo per mano dell'illustrissimo Duca Cosimo ed altri signori. Ecco che quindi appunto si avvia un aggiornamento esattamente delle porte, delle torri, cioè dei luoghi di accesso privilegiato alla città. Ed ecco che poi appunto le descrizioni del nostro Lapini, ora noi scorriamo per arrivare rapidamente alla nostra fortezza, andando negli anni successivi, ricorda ancora il nostro Lapini quanto, piacendo il modo di fare di costui, cioè di Giovan Battista Belluzzi, il duca li fece fare, dove si era murato, come si è detto, al poggio di San Miniato, fuori di Fiorenza, il muro che gira dalla porta San Niccolò alla porta San Miniato, la forbicia che mette con due baluardi una porta in mezzo e serra la chiesa e monasterio di San Miniato, facendo nella sommità di quel monte una fortezza che domina tutta la città e guarda al di fuori di verso Levante e Mezzogiorno. Quindi già appunto si parla di una fortezza che debba dominare la città e anche appunto l'immediato fuori città, appunto nel fronte meridionale. Perché effettivamente, e questo lo vediamo come dire, con un risultato finito grazie alla pianta del Buon Signore, perché effettivamente il nostro Cosimo I de' Medici assesta, diciamo, un aggiornamento, abbiamo detto, del circuito murario, con sostanzialmente alcuni interventi che si rivolgono privilegiatamente alla parte oltrarno, ma anche al rafforzamento, come abbiamo sentito, dei bastioni di Quadarno, in particolare dal 69 al 75 appronterà, cioè fortificherà, sei bastioni cittadini. Questa è la pianta di Stefano Bonsignori, siamo negli anni 90 del 500, quindi ci manifesta un impianto già ben compiuto, è una bellissima appunto pianta rilevata topograficamente, molto molto precisa, e peraltro appunto vedete che si innestano, quindi proviamo a scorrere rapidamente, la fortezza San Giovanni che già esiste, e vedete questi aggiornamenti di bastione che intravediamo appunto a nord baluardo di San Gallo, baluardo dei Pinti, baluardo a Tre Canti, baluardo della Giustizia e baluardo alla Ginevra, e li intravedete tutti qui in costruzione o costruiti o edificati nella parte di Quadarno, mentre il baluardo alla Ginevra, torniamo nell'area di nostro interesse che ricordiamo essere questa di Laddarno, qui ci avviciniamo, cerchiamo di orientarci e capiamo che questo è Pitti, d'accordo? Questo è il giardino di Boboli, e vedete che appunto già il fronte, diciamo, la cerchia muraria è stata rafforzata con dei fronti bastionati a orecchioni, così dice, no? Quindi sagomati. Qui vediamo il baluardo alla Ginevra, testé citato, che peraltro appunto è anche visitabile quest'estate, come appunto l'estate scorsa, grazie alle nostre visite, che vedete va a rinforzare un angolo della cerchia muraria cittadina, e proprio in angolo invece rispetto a Boboli vediamo l'area del Forte Belvedere. Peraltro la cosa curiosa è che Monsignore ha realizzato due piante, una nell'84, una nel 94. Questa del 94 naturalmente ci rivela, a differenza dell'altra di 10 anni prima, l'assetto già della fortezza, ovvero vedete questa fortezza appunto che qui è rappresentata in maniera molto più regolare di quanto avverrà in realtà, quindi con dei fronti appunto, dei bei baluardi, dei bei bastioni orecchioni e una palazzina centrale. Ma
Prima di queste, di queste edificazioni, in realtà, si era già avuto proprio nella stessa zona un aggiornamento del sistema difensivo, che appunto non riguardava soltanto i bastioni, ma i bastioni di cui abbiamo parlato lungo la cerchia muraria, ma anche il famoso baluardo di Belvedere con la palazzina. Noi sappiamo infatti che negli anni Ottanta risulta edificato questo baluardo, che probabilmente aveva un assetto, diciamo, non dissimile a questo, diciamo che è il baluardo della Ginevra, quindi probabilmente si innestava in questo modo, e ne abbiamo testimonianza appunto grazie al Monsignore, con una palazzina soprastante che è ritenuta essere di disegno della Mannati. Ma ecco che appunto, quindi, con la conclusione dell'epoca di Cosimo I, che muore già nel 74, la prosecuzione con Francesco I e con il suo nuovo architetto militare, che naturalmente, come dire, aggiorna e riprende il progetto cosimiano, si va a innestare invece il nuovo progetto di Forte Belvedere grazie a Ferdinando I de' Medici, che è sempre figlio di Cosimo, erede al trono dopo la morte di Francesco, secondo genito appunto, e i suoi architetti militari. Il più noto, diciamo, che ricordiamo, è Bernardo Buontalenti. Cosa è successo? Noi abbiamo sempre, grazie al nostro Agostino Lapini, traccia molto precisa del giorno, dell'anno e del modo in cui, del mese e dell'anno, scusate, e del modo in cui venne fondata questa nuova fortezza. Perché Lapini ci scrive: a D 13 d'agosto 1590, in lunedì a ore 22 in circa, si distesero le fune per il disegno della nuova fortezza che si ha a fare e principiare alla porta San Giorgio a Firenze, nell'orto dei Pitti, sotto la muraglia detta Belvedere, che già appunto preesisteva. E gli inventori ed architettori principali furono il signor Giovanni del Granduca Cosimo, tra parentesi, figlio naturale di Cosimo I, Giovanni de' Medici, e messer Bernardo Buontalenti, ingegno elevatissimo, e tutto per ordine e commissione di Ferdinando Medici, Granduca di Toscana. Dopodiché, qui siamo nell'agosto del 1590, quindi vengono posate le funi per il disegno della pianta della fortezza. Un mese dopo, a D 11 settembre 1590, in martedì, si cominciò a cavare la terra per fare i fossi dove si hanno a gettare i fondamenti della nuova fortezza nell'orto dei Pitti di Firenze, sotto la muraglia detta di Belvedere, presso la porta detta San Giorgio detta di sopra. Quindi capiamo che appunto, diciamo, i lavori sono in corso. Sappiamo che sovrintendente generale delle fortezze è Donato Dell'Antella, mentre Vieri de' Medici rimane come provveditore delle fortezze e delle fabbriche più generali, ed è proprio lui, Donato Dell'Antella, che ci ricorda come stanno andando i lavori sempre nel settembre dello stesso anno, cioè del 1590. Scrive infatti al Granduca Ferdinando: si attende alla fabbrica di Belvedere secondo che il tempo concede, e con gli uomini per levar terra degli uomini ne comparisce che forse in questo principio sono più di quel che bisognerebbe, che ce ne sono ora 600, compreso 100 e più, venuti questa mattina da Firenzuola, e tutti si distribuiscono a lavorare. Sappiamo che quindi c'erano centinaia di uomini al lavoro, peraltro molti schiavi o prigionieri che venivano anche da Livorno, proprio nella stagione autunno-inverno, come dire, erano dedicati ai lavori costruttivi, diciamo, in città, e che quindi si adoperano per la costruzione. Un'ulteriore, come dire, testimonianza importante l'abbiamo appunto nel febbraio del 1592, perché ulteriore ruolo, un ulteriore, diciamo, protagonista di questo disegno di fortezza, appunto, oltre al nostro figlio naturale Giovanni de' Medici, a Bernardo Buontalenti, è Alessandro Pieroni. Alessandro Pieroni scrive appunto a Don Giovanni de' Medici nel febbraio del 92, riportando lo stato dei lavori, e fa anche un piccolo schizzo che noi abbiamo qui, una, diciamo, versione, come dire, molto semplice. Peraltro colgo l'occasione per citare e ringraziare Beatrice Mazzanti, che è una grandissima studiosa di Forte Belvedere e che appunto ha fatto davvero le indagini più aggiornate, più precise, più circostanziate in tempi recenti, diciamo, sul forte. Ed ecco che quindi appunto il nostro Pieroni, come vedete, traccia uno schizzo dell'erigenda, cioè della fortezza che si sta, come dire, costruendo ed erigendo. Ed ecco che però appunto noi vediamo la struttura finita,
e lo sappiamo appunto in maniera precisa, sappiamo che termina nel 1595, quindi 5 anni dopo, e ne abbiamo una fotografia molto precisa grazie a questa lunetta che fa parte di un ciclo di lunette del Fiammingo Giusto Utens, che appunto immortala con estrema precisione tutte le ville, tutte le residenze medicee. E questa, come vedete in maniera molto precisa, lo leggete anche qui, Belvedere Compitti, vedete quindi il Belvedere, vedete tutto il giardino di Boboli e quassù, ora ne abbiamo anche un particolare, ma ora l'andiamo a esaminare qua già intanto nel dettaglio, avendo questa grande possibilità grazie al digitale, vediamo la nostra fortezza di Belvedere, o meglio appunto fortezza di Santa Maria a San Giorgio, detta di Belvedere. Vedete che quindi l'assetto è un assetto con un fronte, diciamo, con una forma, diciamo, tipicamente moderna di architettura militare, che proprio rispecchia, per chi ha seguito Fortezza San Giovanni, ma anche per chi ha visitato grandi fortezze già volute da Cosimo in tutta la Toscana. Sapete che la sua opera di fortificazione militare è assolutamente importante e poderosa, appunto, e le sue fortezze da Livorno a Montalcino, a Siena, si distendono davvero a proteggere il nuovo ducato, poi il Granducato di Toscana. Ma in giro per tutta l'Europa, ecco, vedete che è un classico disegno di fortificazione alla moderna, con questi bastioni appunto a oricchioni, un'architettura compatta, bassa, con cortine spesse, e una forma che però è irregolare. Sapete che appunto i nostri ingegneri, architetti e pensatori, diciamo, 4-5 centeschi, da Francesco Di Giorgio Di Martini in poi, avevano, come dire, studiato l'architettura militare secondo precisi caratteri proporzionali, misurati, simmetrici. Ecco che quindi un'architettura irregolare è decisamente strana, diciamo, nel repertorio delle architetture militari. Questo perché? Perché questo pentagono irregolare nasce dal fatto molto semplice che si innestava su costruzioni, su architetture già esistenti di cui abbiamo accennato poc'anzi, e che quindi dovevano adeguarsi a preesistenze, sia di fondamenta sia di costruzioni già esistenti, che naturalmente vengono inglobate in questa nuova, in questo nuovo disegno. Quindi ha una forma, diciamo, di pentagono irregolare, cioè di stella, e vedete che ha questi, diciamo, bastioni, come dire, più sporgenti, diciamo, sia sul fronte, diciamo, della città, sia sul retro, per così dire, e invece un fronte tenagliato, diciamo, sugli altri lati. Sappiamo persino come si chiamano tutti i bastioni, sappiamo che si chiamano La Pace, Casino Interno e San Giorgio, quelli verso le colline, questi di qua, e Boboli e Le Monache, questi di qua. Boboli, naturalmente, quello verso Boboli, mentre questo ha un nome molto preciso, che è la Diamantina. Vedete che hanno questi angoli appunto smussati, viene detto orecchioni, perché? Perché devono poter, come dire, celare le cannoniere e proteggere invece, come dire, tutta la parte perimetrale delle mura, del circuito murario, del circuito difensivo. Quindi vedete che appunto è molto, come dire, efficiente, seppure non rispondente tipicamente ai canoni classici, diciamo così, dell'architettura cinquecentesca. Questi fronti ritirati appunto permettono, come vedremo, poi le cannoniere sono innestate proprio qua, e quindi permettono di proteggere appunto tutto il circuito, diciamo, murario del forte. I due accessi sono esattamente speculari, questo è l'accesso, diciamo, vedete anche questo celato e protetto dal fronte bastionato, è smussato, questo è l'accesso da Boboli, che naturalmente è la residenza medicea, quindi il forte di Belvedere si ingloba in maniera molto precisa e anzi appunto fa parte di un disegno strategico, diciamo, di tutta quell'area. Non è un caso che vi intervenga in maniera così radicale e imponente proprio Ferdinando, che si stabilisce in maniera molto precisa, ormai, come dire, stabile a Pitti, e che quindi destina un'attenzione particolare proprio a tutta quell'area. Quindi questo è l'accesso da Boboli e poi abbiamo l'accesso da San Giorgio. Bellissima, fortissima e inespugnabile
muraglia. Questo appunto è, come dire, ciò che viene detto di questo nuovo forte, assolutamente, come dire, inespugnabile, inattaccabile. Vediamolo un po' a questo punto dal vero, perché l'abbiamo visto grazie all'iconografia. Ora scorriamo rapidamente e arriviamo, ora questa è un'immagine molto piccola, mi chiedo scusa, arriviamo quindi virtualmente, diciamo, da Costa San Giorgio. Questo quindi è l'accesso da Costa San Giorgio. Ci avviciniamo all'accesso anche attuale, vediamo che appunto sopra la porta abbiamo principale, naturalmente abbiamo un bello stemma medici, saliamo virtualmente appunto le scale, la rampa in particolare, e arriviamo appunto al sistema, diciamo, di bastioni di terrazzamenti con la palazzina che si innesta e che è appunto ben visibile. Per esplorare questa architettura, ora magari prima scorriamole nelle immagini, poi ritorniamo alla pianta per coglierlo meglio, vedete che appunto abbiamo più livelli. Noi dalla rampa siamo arrivati a questo, a questo terrapieno, dove vediamo appunto alcuni dei nostri bastioni, vediamo i fronti, diciamo, protettivi e vediamo anche le cannoniere. Da qui appunto si accede alle cannoniere che servivano per proteggere il fianco della fortezza. Questa è una veduta invece più frontale in cui si vede come dal terrapieno, diciamo, di accesso della fortezza si possa poi salire un ulteriore livello, quindi si abbia un doppio registro, e chi è stato a Forte Belvedere ci andrà, lo scoprirà in maniera molto evidente, per accedere alla palazzina. Palazzina che, dicevamo, appunto preesiste al forte e viene adattata a questo progetto del Forte Belvedere. Andremo poi a esplorarla più nel dettaglio, l'abbiamo già intravista appunto anche grazie al video. Proprio perché se noi andiamo a guardarla in pianta, vediamo che appunto questo sarebbe, diciamo, l'avvio, quindi l'accesso. Possiamo salire, arriviamo quindi alla terrazza e poi abbiamo due piani che peraltro attualmente sono piani espositivi pieni all'interno proprio del corpo centrale, ma come vedete dalla terrazza si può ridiscendere, e infatti questa sezione io ve l'ho inserita perché effettivamente ci sono alcune curiosità che non mancano di essere ricordate, in particolare appunto già le cronache antiche, in particolare il Baldinucci, per esempio, parlando di Bernardo Montalenti, ci ricorda che inventò ancora la formidabile serratura della porta del tesoro nella fortezza di Belvedere, con mirabile modo accomodata ad uccidere qualunque che, senza saperne l'occultissimo artificio e segreto, tentasse d'aprirla. È sempre il nostro Alessandro Pierroni, che come sappiamo appunto è uno degli architetti, diciamo, coinvolti, diciamo, nel progetto di Forte Belvedere, che ci ricorda in una lettera che la volta sotto il palazzo si finisce e si fa il muro della scala secondo il modello di Mastro Bernardo. Perché qui, e appunto attualmente non è visitabile causa appunto protocolli anticontagio, ma nell'estate scorsa lo è stata e mi auguro che lo tornerà molto presto, è possibile visitare la stanza del tesoro. Cioè da questa porta si scende, sappiamo appunto che Montalenti aveva, come dire, riadattato la scala di discesa realizzandone una parte retrattile in modo da poter, come dire, isolare lo spazio in caso di, come dire, invasione o di effrazione, diciamo così, e poi si intravede qui proprio in sezione, sappiamo che lo stesso Montalenti aveva realizzato due porte con un andito nel mezzo e con una botola che infatti qui si vede molto bene, proprio per poter eventualmente rinchiudere il malcapitato malvivente appunto che avesse mai voluto attentare la stanza del tesoro, su cui naturalmente sono fiorite mille leggende. La stanza del tesoro è questa, connotata con la lettera A, quindi a volta ribassata, ed è la stanza nella quale appunto, perlomeno le fonti ci raccontano, che potesse essere, come dire, custodito, potessero essere custoditi i beni più preziosi di Ferdinando de' Medici e appunto poi dei suoi successori. Naturalmente è inutile dire che oggi la stanza del tesoro è preservata dal punto di vista architettonico, ma tutto ciò che è bene mobile non è più esistente. Diamo uno sguardo ancora all'esterno e così appunto scorriamo e vediamo appunto nel dettaglio alcuni dei passaggi. Qui siamo sul fronte verso la città, siamo sul bastione, come dire, occidentale,
poi quello orientale. Qui vedete alcuni particolari, tra cui anche questo pozzo che poi viene, come dire, riadattato in età neoclassica. E queste sono rampe che, come vedremo, sono novecentesche, innestate sulla diamantina per favorire l'accesso da Boboli. Perché naturalmente, come tutte le architetture, è un'architettura che ha vissuto nel tempo e si è trasformata, come avremo modo appunto di vedere. Perché? Perché questa meravigliosa architettura militare, il sindaco Bargellini scriveva, sembra di toccare Firenze con le mani, se non con le mani, con gli occhi, perché c'è davvero un panorama irresistibile, mi sento di dire, rispetto a Firenze. Questa fortezza in realtà non venne mai utilizzata, diciamo, come fortezza militare. Sappiamo che appunto in realtà soltanto nel 1859 l'ultimo Granduca di Lorena, Leopoldo II, si asserraglia al forte appunto e pianifica un attacco contro la città, addirittura viene emanata la demolizione del forte perché costruito ad offendere e non a difendere la città. Naturalmente tutto questo non avviene e sappiamo che appunto dopo quindi decenni di inutilizzo, naturalmente fatto il Regno d'Italia, diciamo, è trasferita poi la capitale a Roma, eccetera, eccetera, dal demanio militare passa di proprietà al demanio civico, perché naturalmente la funzione militare ormai non ha più alcun senso. Questo avviene nel 1954. Cosa succede? Che viene avviato un importantissimo, imponentissimo restauro che ci viene ben testimoniato da Nello Benporad, che è diciamo, protagonista appunto di questi progetti, di questi interventi, e che appunto in realtà sacrifica molte delle preesistenze a favore di questa immagine da cartolina, panoramica e belvedere. Torniamo un attimo all'immagine che abbiamo visto sopra, cioè la lunetta dell'Utes, che tutto sommato resta la fonte iconografica privilegiata per scoprire e per conoscere come fosse il forte nel 1600, ovvero a 5 anni dalla consacrazione. Perché, come vedete, il fronte bastionato l'abbiamo già trattato e lo vediamo molto bene. Vedete anche appunto questo doppio registro che tuttora esiste, quest'altro di cui abbiamo accennato, il fronte bastionato verso le colline e la palazzina. Vedete questi due edifici che erano due architetture militari di supporto e questo edificio appunto sempre sul lato meridionale che potrebbe essere la cappellina a cui appunto fa riferimento anche il Pieroni nelle sue lettere. Tutto questo non esiste più perché è stato appunto raso al suolo. Ci dice infatti, ci scrive infatti il Benporad, vengono fatti ampi spalti sopraelevati e tutte le restanti costruzioni ingombranti, inutili e dannose al panorama magnifico sono state demolite. Si potrà comprendere così come questa vecchia fortezza sia tornata nuovamente a vivere e non per la sua funzione originale ormai tramontata, ma per quella di belvedere pubblico, sicché mentre con il restauro è restituita nell'interezza la chiara, piacevole lettura del monumento, questo è oggi un luogo panoramicamente insostituibile per i fiorentini, per coloro che sono in visita a Firenze, garanzia sufficiente per il suo futuro. Così scriveva Benporad nel 1965, quindi 11 anni dopo il passaggio al demanio civico. Comincia così una stagione, diciamo, più da cartolina, se vogliamo, di forte belvedere, che è quella che conosciamo tuttora, e che vive però negli anni 70 una fervida stagione di mostre. Non posso mancare di citare la mostra di Henry Moore, del 1972, ma si susseguono mostre importantissime tra gli anni 70 e 80 che appunto davvero rendono il Forte Belvedere un polo espositivo importantissimo e che davvero, come dire, soprattutto lo connotano come centro di produzione di arte contemporanea. Ora mi scuso, la devo ruotare perché è una scansione dal catalogo originale. Questa è una delle scansioni, una scansione appunto del catalogo di Henry Moore appunto nel 1972 a Forte Belvedere. Come vedete già appunto l'immagine a colori e quant'altro, però ci testimonia di questo privilegiato dialogo fra arte contemporanea e il panorama storico della città di Firenze. Un dialogo che non si è mai interrotto, se vogliamo, perché appunto negli anni 70-80 grandissima stagione espositiva, ricordiamo Folona, ricordiamo Pistoletto, appunto Oltramur, fra i tanti altri, una stagione che poi si, come dire, assopisce e che ritorna in auge appunto negli anni 2000,
quando, anche se appunto a seguito di avvenimenti luttuosi, il Forte Belvedere viene chiuso al pubblico, riapre poi appunto in tempi più recenti con la mostra di Zanguan e da lì in poi prosegue con una stagione espositiva estiva ogni anno. Questo è ormai appunto uno dei tanti anni, diciamo, di stagione espositiva che appunto ha visto la luce proprio pochi giorni fa, con Ieri, Oggi e Domani, l'Italia allo specchio, due mostre fotografiche, appunto Italie e la monografica, diciamo, di Massimo Vitali, un grande artista, un fotografo, un grande fotografo di masse, di pieni e di vuoti, diciamo così, soprattutto in tempo di pieni pre-pandemia e di vuoti pandemici, appunto, che vediamo qui a Forte Belvedere, al primo piano e al piano invece seminterrato, e la mostra Italie, dagli archivi Alinari e fotografi contemporanei, realizzata appunto dalla Fondazione Alinari. Le due mostre appunto non sono che quindi una delle tappe della storia di Forte Belvedere, che prosegue come tutte le architetture la sua vita ancora oggi, con queste grandi trasformazioni nel tempo, ma che continuano a rendere il forte una delle grandissime e più importanti, più rilevanti architetture della città di Firenze. Qui lo vediamo appunto ancora in una fotografia aerea di Massimo Sestini, ed è con questa immagine che mi piace chiudere, così come appunto a fianco a questa immagine una citazione sempre dal catalogo di Henry Moore, che scrive appunto: l'arte è un universo, è un'universale continua attività con nessuna separazione between past and present, tra passato e presente. Ed è qui quindi con questo intreccio tra passato e presente, tra la storia, diciamo, fuggita di Firenze, la contemporaneità che continua a viverci, che chiudiamo appunto la nostra, diciamo, conversazione e interrompiamo quindi appunto il racconto che abbiamo fatto su Forte Belvedere. Interrompo appunto anche la condivisione dello schermo. Io mi auguro che appunto questo viaggio all'interno di Forte Belvedere sia stato per voi piacevole. Naturalmente l'invito è quello di venirlo a visitare dal vivo, perché è inutile dire che l'emozione che regala la vista di Firenze, ma anche l'esplorazione delle architetture del Forte dal vivo, è qualcosa di incantevole, è appunto emotivamente molto coinvolgente. Ma ecco, mi auguro che anche, come dire, in forma digitale, la storia di questa meravigliosa architettura, sia stata ben, come dire, apprezzata e ben, comprensibile. Se ci sono domande, l'invito a farle in chat, io cerco di controllarle. Se invece, ecco, reggo ora, non riesco a sentire, spero che tutto si sia risolto. E se non ci sono particolari domande, io vi ringrazio appunto del vostro tempo. Grazie, vedo appunto, lo leggo appunto pubblicamente. Grazie, preziosamente esauriente. A lei, a Muse, una buona estate, che naturalmente ricambio. Arrivederci presto, sicuramente per le bellezze di questa nostra meravigliosa città. Questa naturalmente è una cittadina fiorentina, ma ecco appunto, grazie a tutti voi. Se ci sono esigenze, desiderata, davvero, ormai siamo una piccola comunità, diciamo, ci sentiamo molto vicini a tutti voi pur tramite uno schermo, quindi non esitate a scriverci, non esitate appunto a manifestarci tutte le vostre curiosità, i vostri interessi. Vi aspettiamo a Firenze dal vivo se potrete, e naturalmente invece altrimenti a distanza, ma sempre molto vicini, nei prossimi appuntamenti settembrini. Grazie ancora, buona serata a tutti e buona estate da parte di Muse. Se volete aprire i microfoni ci si può salutare. Sì. Grazie.